Se mi guardassi indietro di 5 anni, troverei una persona completamente diversa. Un ragazzo timido e impacciato, acerbo sotto tutti i punti di vista. E se c'è stato qualcosa di mezzo tra il me di 5 anni fa e il me di adesso, una persona dinamica, propositiva e con grandi idee in testa, quel qualcosa è stato camminare. Perché alla fine camminare è masochismo, lo so. Perché decidere volontariamente di percorrere 30 km in un giorno con oltre 1000 metri di salita e magari farlo per 7 giorni? Solo un pazzo lo farebbe. Eppure siamo in tanti che lo facciamo e possiamo dire che ci piace pure. Voi cosa rispondereste all'ennesima persona che vi dice: ma tu sei davvero matto? Sono 5 anni che cammino e pratico escursionismo. Una piccola idea su come rispondere me la sono fatta. Mi chiamo Davide e su questo canale potrete trovare le migliori storie di montagna, condite da una buona dose di avventura e disagio. Se andassi a ripescare le immagini di me da piccolo, troverei una persona che con le foto in questa diapositiva non ha niente a che fare. Ho vissuto la mia infanzia e la mia adolescenza a Bari, sapete, il tavoliere delle Puglie, lontano da ogni possibile rilievo. Per l'università mi sono trasferito a Torino e quasi per caso mi sono ritrovato a scalare Roccia Melone, una montagna qui vicino di 3500 metri a febbraio. A 1700 metri di quota ci troviamo praticamente sommersi dalla neve e decidiamo di rinunciare. Da quella volta di escursioni ne ho fatte tante, di cose ne ho imparate e di chilometri ne ho macinati. Non so perché, se solo un weekend non riuscivo ad andare in montagna, mi sentivo perso, come se avessi sprecato quel fine settimana. E ancora così mi sento adesso, famelico di esperienze all'aria aperta in cui coinvolgere più persone possibili in più occasioni possibili. Per questo motivo ho fondato la Compagnia d'Alta Quota, il riferimento torinese per giovani che vogliono vivere una giornata all'insegna dell'avventura. E anche di avventure ne abbiamo vissuta centinaia: la Via degli Dei, Lucca Siena, Torino Francia, Superga Notturna. Ho trovato il gruppo di amici perfetto per queste imprese e ho capito che raccontare queste storie era il passo successivo. Raccontare le mie storie, le mie avventure legate al mondo della montagna. Camminare mi ha portato a questo e perciò all'apertura del mio canale YouTube. So che esistono persone in Italia con indole affine alla mia, desiderosa di avventura che non sa mai accontentarsi. Non siete soli e questo è il posto giusto per voi. Ma quindi, perché cammino? Durante la mia vita a Torino, ripeto, finché potevo, dovevo andare in montagna. E accumulare decine e poi centinaia di escursioni mi ha permesso di accorgermi di una cosa. L'idea di coprire a piedi grandi distanze, di essere un piccolo puntino su una mappa che si muove e poter dire l'ho fatto solo con le mie gambe, mi piaceva un casino. E così alzare l'asticella ogni volta era diventato un must. E non sempre le cose sono andate per il verso giusto. Una cosa però era sempre vera: le emozioni vissute e le amicizie coltivate durante queste folli avventure a piedi sarebbero rimaste per sempre. Perché sì, camminare è bello, ma se lo fai con i tuoi amici le possibilità diventano davvero infinite. Ma io ne avevo tre adesso, fare questo. Cammino perché sono, sì, un puntino che si muove sulla mappa, ma un puntino accerchiato da tanti altri puntini come me che amano questa disciplina, sport, passione, passatempo, lavoro. Camminare per me è uno stile di vita. Io aspetto la prossima avventura a piedi come un bambino aspetta il Natale. Se devo andare da casa alla stazione non prendo il bus, ma ci vado a piedi. Se devo andare da Bologna a Firenze non prendo il Frecciarossa, faccio la Via degli Dei. Le cose lente sono quelle belle, sono quelle che ti godi di più. E cosa c'è di più lento del semplice camminare? Alla fine passiamo una vita a rincorrere tram, aerei, autobus e persone. Almeno una volta alla settimana devo fermarmi e andare al mio passo. Il mio passo. Quando vado a camminare con i miei amici, loro mi chiedono sempre di andare piano. Classico. Io però giuro che vado piano. Eppure sono loro che sfiatano ogni 2 minuti e io no. Sono sicuro che a me non accadrà, perché ho imparato ad ascoltare il mio fiato. Ma soprattutto ho imparato ad andare al mio passo. Parlo di un passo o di un ritmo che permette di godersi tutto ciò che si ha intorno, di parlare con la gente e di non affaticarsi. Camminare per me significa andare al mio passo e riprendermi il tempo che mi viene tolto dalla vita cittadina. Sarà per questo che la mia camminata media dura 10 ore. Ricapitolando, cammino perché voglio riprendermi il mio tempo,
e credo che sia una bella cosa. Poi camminare in realtà è la scusa per fare feste baldoria, ma anche per conoscere persone incredibili che possono esserti di ispirazione. Nel mio caso, avere la possibilità di camminare sul lunghissimo Sentiero Italia, anche se solo per qualche giorno, con la spedizione Va Sentiero, è stata una delle più belle esperienze di quest'anno. E sono sicuro che ognuno di voi, amici camminatori, ha qualcuno che stima e col quale vorrebbe condividere qualche parola e qualche passo. Camminare significa per me tante cose: fare sport, socializzare, vivere avventure epiche, raccontare le storie più belle e farsi ispirare dalle persone che stimi di più. Ma non vi ho ancora detto il motivo più importante per il quale cammino e perché sono così legato a questo stile di vita. Beh, negli ultimi 5 anni camminare mi ha accompagnato letteralmente passo dopo passo lungo la mia crescita. Quindi le povere montagne che ho attraversato in questi anni si sono viste un Davide in tutte le sfaccettature possibili: incazzato, felice, triste, deluso, propositivo, amareggiato, innamorato. Qualsiasi fosse il mood con il quale mi recavo in montagna, la montagna me lo azzerava, semplicemente facendomi faticare. Ed era proprio in quel momento, proprio quando rompevo il fiato, che potevo sentire meglio ciò che sentivo. Fosse stata rabbia o felicità, faceva lo stesso. La montagna mi ha permesso di darmi il mio passo, il mio tempo per razionalizzare le mie emozioni e per conoscermi meglio. E tutto questo avveniva per mezzo della pura fatica fisica. Niente di più. Ogni volta che tornavo in città mi conoscevo un po' meglio. Ero meno triste o più felice. Oppure avevo realizzato qualcosa di nuovo. La montagna mi ha sempre fatto un grande effetto terapeutico, gratuito e naturale. Ed è forse per questo che sono seduto come uno scemo su questa panchina, pronto a confessarmi al mio analista. Il camminare per me è quindi terapia, l'unica medicina che posso assumere quando sto male. Qualche anno fa ho vissuto dei mesi davvero difficili. Giuro che non volevo più nemmeno alzarmi dal letto. Penso che capiti a tutti, prima o poi. Ma se fossi rimasto nel letto a rimuginare, non ne sarei uscito più. Dovevo alzarmi e camminare. Non avevo altra scelta. Camminare mi ha salvato la vita e continuerà a salvarmela. Salvarmela da ogni cosa che nella vita di tutti i giorni può causare stress o ansia, allontanando i pensieri negativi e alimentando quelli positivi. Camminare mi ha salvato la vita e può salvare anche la vostra. Cosa state aspettando? Camminate!